Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Grazie a Sua Eccellenza per la presenza e per questa celebrazione, anche a Padre Luciano e a Padre Guglielmo, e sono presenti i gruppi qui della Diocesi, della Parrocchia della Santissima Trinità, del Sacro Cuore in San Rocco, di Capistrello, Sacro Cuore Celano, Luco de Marsi, Magliano, San Benedetto de Marsi e San Pelino di Avezzano, insieme a pregare perché Padre Pio voglia intercedere anche per ciascuno di noi. Permettetemi di rivolgere subito un saluto affettuoso a Padre Luciano, Padre Guglielmi, il Diacono Maurizio e gli altri che sono qui presenti. Un saluto caro a Don Gabriele, Don Vincenzo, Don Lorenzo e a tutti quanti voi, carissimi amici dei gruppi di preghiera provenienti un po' dalle diverse parrocchie della Diocesi. Padre Pio è una figura che sin da piccolo mi ha affascinato. Rimanevo incantato tutte le volte che il mio papà e soprattutto i miei nonni me ne parlavano, perché loro avevano avuto la possibilità di incontrarlo e di conoscerlo personalmente. Padre Pio riusciva ad attirare intorno a sé davvero tantissimi fedeli, tantissime persone, attratte soprattutto dalla radicalità con cui viveva il Vangelo, dal suo amore per Gesù Cristo. Vogliamo in qualche modo in questa celebrazione eucaristica metterci un po' alla sua scuola per imparare da lui qualche segreto ad essere anche noi discepoli appassionati di Gesù e del Vangelo. All'inizio però di questa celebrazione eucaristica vogliamo soprattutto riconoscere le nostre debolezze e chiedere umilmente perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, per grazia singolare, hai concesso al santo presbitero Pio da Pietralcina di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Per sua intercessione concedi a noi, uniti costantemente alla passione di Cristo, di poter giungere felicemente alla gloria della resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge, in Panfilia. Ma Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Essi, invece, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia, in Pisidia, e entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione per il popolo, parlate». Si alzò Paolo e, fatto cenno con la mano, disse: «Uomini di Israele e voi, timorati di Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo esilio in terra d'Egitto e con braccio potente li condusse via di là. Quindi sopportò la loro condotta per circa 40 anni nel deserto, distrusse 7 nazioni nella terra di Canaan e concesse loro in eredità quella terra per circa 450 anni. Dopo questo diede loro dei giudici, fino al profeta Samuele. Poi essi chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, per 40 anni. E dopo averlo rimosso, suscitò per loro Davide come re, al quale rese questa testimonianza: «Ho trovato Davide, figlio di Esse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù». Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: «Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali». Parola di Dio. Canterò in eterno l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Canterò in eterno l'amore
sant'olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Canterò in eterno l'amore del Signore, la mia fedeltà e il mio amore saranno con Lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte, egli mi invocherà, tu sei il mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Canterò in eterno l'amore del Signore. Alleluia, amati, e hai lavato i nostri peccati nel tuo sangue. Alleluia. Il Signore sia con voi. Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro: in verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Queste cose siete beati se le mettete in pratica. Le beatitudini non sono solo quelle descritte nel discorso della montagna, ma anche quelle sparse qua e là nel Vangelo. Oggi abbiamo ascoltato che Gesù proclama beati tutti coloro che mettono in pratica queste cose. Quali cose? Quelle che avevano visto fare da Gesù.
che precedentemente aveva lavato i piedi ai suoi discepoli. L'amore per il prossimo significa mettersi al suo servizio, anche se questo comporta umiliare il nostro amor proprio. Anzi, proprio scendendo dal piedistallo e mettendoci umilmente a lavare i piedi del fratello, noi ci eleviamo verso Dio. L'amore cristiano non è mai un amore astratto, è sempre un amore molto concreto. E la vita cristiana non è solo comprendere, ma praticare. Non solo conoscere, ma agire sull'esempio di Cristo. Inginocchiandosi davanti ai discepoli per lavare loro i piedi, Gesù si dona a loro, realizzando il gesto della sua morte in croce. Umiliandosi dinanzi a loro, li invita ad entrare nella pienezza del suo amore e a donarsi reciprocamente. Gesù si rivolge a noi questa sera e ci invita ad imitare il suo esempio e a fare anche noi della nostra vita un dono di amore. Un dono di amore per i nostri fratelli. Ciò che conta nella vita è amare. Solo l'amore dà pienezza alla nostra esistenza. Don Primo Mazzolari afferma: la ricchezza passa, la giovinezza pure. Ciò che rimane nella vita e nella morte è l'amore. E San Pio è stato divorato dall'amore per Dio e dall'amore per il prossimo. La sintesi della sua vita può essere racchiusa nella frase che il santo riportò sull'immaginetta ricordo della sua ordinazione sacerdotale. Gesù, mio sospiro e mia vita, oggi che trepidante ti elevo in un mistero d'amore con te, io sia per il mondo via, verità, vita, e per te, sacerdote santo, vittima perfetta. Padre Pio aveva per tutti parole di guida, di amore, di conforto, e se occorrevano anche parole di ammonimento, talvolta giudicate dure dai confratelli o dall'autorità. Padre Pio è un santo che aveva il grande dono di scrutare profondamente i cuori. Come ben sappiamo, dedicava al delicato ministero della riconciliazione addirittura anche 16 ore al giorno, arrivando a confessare un numero incalcolabile di fedeli e occupandosi poi della corrispondenza nelle ore notturne. San Pio è stato l'uomo giusto al momento giusto. In una fase di preparazione a grandi cambiamenti nella vita della Chiesa, che avrebbero imposto l'urgenza di rimanere comunque saldi nella fede. Non è un caso che, benché sia trascorso più di mezzo secolo dalla sua morte, molti aspetti del suo apostolato risultino ancora oggi vivi, veri e necessari. Solo qualche anno fa, con l'indizione del Giubileo straordinario della Misericordia nel 2016, Papa Francesco ha voluto in pellegrinaggio a Roma le spoglie mortali di San Pio da Pietralcina. Mi piace pensare che Padre Pio rappresenti anche nelle intenzioni di Papa Francesco un valido ponte tra cielo e terra,
un ponte attraversato da tante persone in cerca di Dio. La partecipazione alle sofferenze di Cristo attraverso le stimmate esprime bene tutto l'amore di Padre Pio per Gesù Cristo, nonché la sua vicinanza a tutti i sofferenti. Padre Pio riceve per la prima volta i segni della passione nel 1910, quando ancora non è stato ordinato sacerdote. Il dono di Dio lo riempie di vergogna al punto da indurlo a chiedere di essere liberato non già dal dolore, ma dalla visibilità dei segni. Viene esaudito. Il fenomeno continuerà in modo invisibile per alcuni anni. Il 20 settembre poi del 1918 si ha la stigmatizzazione visibile permanente. Da quel giorno le ferite rimangono impresse per 50 anni, sino a pochi mesi prima della morte. Il cardinal Angelo Amato ha affermato: San Pio si è immolato come vittima di espiazione per i peccatori, per cui le sue stimmate sono i segni della sua passione, a imitazione di Cristo, suo Signore e suo Maestro. Ma la stigmatizzazione rappresenta solo l'apice del complesso mondo di sofferenza nella vita di Padre Pio. Evidenti sono i patimenti morali che il frate dovette sostenere nel silenzio, obbediente e fiducioso, lasciando sempre che Dio lo perfezioni con colpi, così come lui afferma di salutare scalpello. Tutto ciò però non altera mai la sua francescana letizia, visibile nel suo volto luminoso e nel suo buon umore. L'amore di Dio portava poi Padre Pio ad essere profondamente attento ai bisogni anche materiali dei fratelli. La casa sollievo della sofferenza a San Giovanni Rotondo può essere tranquillamente definita come il più importante monumento alla carità, voluto fortemente e realizzato da San Pio. A dire il vero, già nel 1925 Padre Pio si era fatto promotore della nascita di un piccolo ambulatorio denominato San Francesco, nel centro storico di San Giovanni Rotondo. Ma il modesto ospedale si rivelò presto insufficiente per le necessità della popolazione e nel 1940 il santo pensò di costruire quello che oggi costituisce un polo sanitario di eccellenza. Volle che si chiamasse casa. Casa perché il suo desiderio era che gli ammalati trovassero in quel luogo un clima di famiglia, nell'ottica della cura integrale della persona. L'ospedale non fu l'unica opera sociale, l'unica cosa concreta di Padre Pio a favore un po' della popolazione, in quanto poi si prodigò anche per dare vita a favore dei giovani ad un centro di formazione professionale, nonché a favore dei bambini alla nascita della scuola materna Santa Maria delle Grazie. Padre Pio fu un gigante della carità, trasformando proprio
in cose concrete il suo grande amore per Gesù Cristo. Focolai d'amore, definisce lo stesso Padre Pio i gruppi di preghiera. Gruppi di preghiera nati già nel 1942 e riconosciuti poi dalla Santa Sede nel 1986. Oggi voi, carissimi amici dei gruppi di preghiera della Diocesi, siete un po' le braccia operative dell'amore di Dio verso l'umanità e della sollecitudine di Padre Pio soprattutto verso tutti i sofferenti. L'auspicio è che sull'esempio del Santo voi possiate fare della vostra vita un dono di amore per Cristo e per i fratelli, così che anche di voi il Signore possa dire beati, beati. Beati perché avete messo in pratica ciò che Cristo con i suoi gesti ha insegnato. E Padre Pio vi custodisca sempre con la sua fedele intercessione. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre che è nei cieli, per intercessione di San Pio, perché rivolga il suo sguardo di misericordia su tutti noi. Doni un segno di benevolenza alle membra sofferenti del corpo mistico di Cristo e a quanti, per amore di Dio, si dedicano al loro sollievo corporale e spirituale. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Padre del Cielo, per il sacrificio eucaristico che stiamo celebrando, concedi zelo e perseveranza a tutti i sacerdoti. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, ti chiediamo fervore e santità per il Papa e per i Vescovi, perché guidino il tuo popolo sulla via della fedeltà al Vangelo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, proteggi la tua Chiesa da eresie e scismi che la minacciano da più parti. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Vergine Santissima, intercedi l'abbondanza di grazie e di benedizioni su questo popolo che oggi orante si stringe intorno a te. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, per le piaghe e l'amore del tuo servo e nostro fondatore San Pio, dona ad ognuno di noi la pienezza della misericordia e la ricchezza della tua grazia. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre buono, che vedi nel segreto dei cuori, ascolta le preghiere che ti innalziamo e le suppliche che solo tu conosci. Per intercessione San Pio da Pietralcina,
Soccorrici nella debolezza con lo spirito del tuo Figlio Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Canto numero 6. Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allode e gloria al Signore. Guarda con benevolenza, o Signore, i doni deposti sul tuo altare in ricordo di San Pio da Pietralcina. E come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono gloria al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Pio ci offri un esempio. Nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno. Nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede, per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Amen.
veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati, Signore, anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Pio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Riconosciamoci figli di un unico Padre e preghiamo insieme dicendo: Padre nostro, sia santificato. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il re, tu la terra, la gloria di Gesù. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace.
Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo Gesù nostro Signore, scambiamoci il dono della pace. Pace e grazie. Toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di sostanza la parola di Dio. Canto numero 10. Corpo e sangue di Cristo. Thank you.
fratelli sulle strade. Canto numero 14. Il sacramento ricevuto, Signore, ci prepari alla gioia eterna che San Pio ha meritato come fedele dispensatore dei tuoi misteri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Facendo della nostra vita un dono per Gesù e per i fratelli, sull'esempio di San Pio, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 421.